Questa seconda parte della vita di Frank Tredita Coppola è strettamente legata a due figure, quella del mafioso latitante Luciano Leggio e quella del super poliziotto Angelo Mangano. Una storia iniziata nel 1963, quando il capo della polizia, Angelo Vicari, spedisce il dottor Angelo Mangano, allora commissario di pubblica sicurezza, a Corleone. Luciano Leggio, che prima aveva vagato tra Palermo e Partinico, soggiornando in varie cliniche sotto falso nome, decide di abitare stabilmente a Corleone e qui viene arrestato, solo nel maggio del 64, dai carabinieri agli ordini dell'allora colonnello Milillo, che solo all'ultimo momento avverte il commissario Mangano. Quest'ultimo però tenta di attribuirsi il merito dell'operazione, provocando fra l'altro una querela del colonnello Milillo, ritirata solo dopo l'esplicita ammissione da parte del Mangano che l'arresto era stata opera del Milillo. Ma nel 1969, 6 anni dopo quell'arresto a Corleone, il detenuto Luciano Leggio fugge indisturbato dalla clinica romana in cui era stato ricoverato per curarsi una forma di tubercolosi cronica ed un rene atrofizzato. Il capo della polizia, Angelo Vicari, incarica nuovamente Angelo Mangano della cattura di Luciano Leggio. Perché Vicari si affida ancora a Mangano, tra l'altro funzionario dell'ufficio affari riservati? Mangano sospetta che dietro la fuga di Leggio vi sia Frank Coppola. Inizia un capitolo misterioso della storia dei servizi e di Cosa Nostra. Mangano, dopo aver accertato che la fuga dalla clinica di Roma era stata favorita da Giuseppe Consolo Junior, genero del Coppola, prende contatto con il vecchio Don Ciccio e lo va a trovare presso la sua residenza di Pomezia. Vuole che Coppola convinca Leggio a costituirsi, o almeno ne faciliti la cattura. Coppola sembra abboccare. Le trattative vanno avanti per alcuni mesi, poi sembrano arenarsi di colpo. Mangano aveva comunque usato la precauzione di mettere sotto controllo, dietro autorizzazione della magistratura, il telefono del capomafia. Ne escono un numero imprecisato di bobine per registrazioni. Pare 40. Cosa ci sia inciso su questi nastri? Con precisione lo sa solo Mangano. Sembra non vi sia nulla di utile a rintracciare Leggio, le cui imprese però non mancano nelle conversazioni di Coppola con gli amici e con il consulente finanziario, l'avvocato Ialongo. Mangano apprende che la mafia sta tentando di piazzarsi nel Lazio, sente nomi di politici e di magistrati ed ascolta storie di intrallazzi, speculazioni edilizie, trucchi alle aste dell'ANAS e affari di droga. Fra l'aprile e il maggio 70, le bobine, accompagnate dalle relazioni di servizio, vengono inviate alle procure della Repubblica di Roma, dove vengono suddivise fra i vari sostituti procuratori. Lui Coppola mi dette appuntamento una mattina alle 8 un quarto, 8 e 20, presso l'albergo Flora di Via Veneto. Questo appuntamento mi è stato dato la sera prima, però non dicendomi dove e come. Mi disse: guarda, mi devi fare una cortesia, mi devi accompagnare domani mattina, dato che tu hai una macchina bassa. Devo vedere una persona, ma non voglio farmi tanto vedere. Io allora avevo una Fiat Dino 2004 Spider. E senta, ma perché Coppola aveva bisogno di una macchina? Prima di tutto non guidava. Sì, no, dico perché aveva questa preoccupazione di non farsi vedere. Era sempre schivo, aveva sempre i fotografi, aveva sempre era sempre sul chi va là, diciamo. Quando girava in Roma. Sì. Dunque lui mi dice: guarda, non è che dobbiamo andare molto lontano, ti faccio strada. E mi in strada. Scendiamo via Veneto,
dopo passata subito dopo passata l'ambasciata d'America, mi fa girare a sinistra e subito la prima o la seconda destra mi fece imbucare questa via, che una via, mi ricordo allora, era a senso unico, che poi seppi chiamarsi via San Basilio, e questa via poi sbucava all'angolo di via Veneto con piazza Barberini. E a una certa altezza, quasi a tre quarti di questa via, mi fece parcheggiare e mi fece spegnere il motore, dice: qui aspettiamo 10 minuti, dice, un quarto d'ora, dice, perché devo vedere una persona. Saranno passati circa, posso dire, 10-15 minuti neanche, e a un certo momento ha aperto lo sportello e si avvia circa 8-9 metri davanti a me, era parcheggiata una macchina Lancia, e nello stesso tempo era già uscita una persona da un negozio che poi riconobbi, che era un parrucchiere. E Coppola gli andò incontro. Chi è che è uscita da questo negozio? L'onorevole Andreotti. Lei lo riconobbe subito? Sì, era una persona che si... pur non avendolo a vita, ma i giornali, si sapeva chi è, cioè immediatamente la riconobbe. Senta, dinanzi a questo negozio c'erano delle persone che aspettavano? Oppure sì, c'erano già in presenza due persone, avevo notato, che parlavano fra di loro. E queste persone, quando Andreotti uscì, rimasero fermi o seguirono Andreotti? No, una si precipitò a aprirle la portiera posteriore. E nello stesso tempo Fre Coppola andò dall'altro lato della macchina e aprì la porta, confabularono. No, l'onorevole Andreotti è già seduto dentro la macchina. È già seduto dentro la macchina. Nello stesso tempo Coppola sta aprendo la portiera. Dalla parte opposta? Dalla parte opposta. Ho capito. E Coppola entra dentro la macchina e parla con Andreotti oppure no? No, si affaccia dentro con la testa, sta fuori con il corpo, parlano 2-3 minuti. Mm-hmm. Poi se ne ritorna, torna chi? Coppola? Coppola, la macchina riparte. La macchina di Andreotti? Andreotti riparte. E io li meravigliai subito, esternai subito la mia meraviglia. Cioè, guarda, dice, sì, rimasi, ho detto, ma io, addirittura con queste persone, no, dice, guarda, io, dice, ho avuto una discussione con l'allora ex sindaco di Roma, Petrucci o Petrella, se non mi ricordo cosa mi dice, Petrucci mi sembra, e dice, ho dovuto intervenire io, però mi raccomando, la conosco solo, dice, perché io ho dovuto intervenire per una questione di voti, mi dice, per l'ex sindaco di Roma, come ho detto io, Petrucci. Dopo, lui contemporaneamente mi dice, mi raccomando che questo incontro non se ne deve sapere. Dice... 28 marzo 1971. Frank Coppola, 71 anni. Viene arrestato, insieme al genero Giuseppe Corso, nella tenuta di Pomezia. Il tribunale è convinto abbia ospitato Leggio dopo la fuga del 69. Non è il primo arresto per Coppola, già gli era capitato nel 65, per traffico di droga, e nel 68 per alcuni delitti nella zona di Partinico, dove, per coimputato, aveva anche Leggio. Ma in entrambe le occasioni era stato assolto per insufficienza di prove. Non è facile capire che sia Frank Coppola, tutto sommato quello che si riesce a sapere della sua vita è lui stesso a riferirlo, nelle occasioni in cui si è trovato nella necessità di dare spiegazioni. È insomma Frank Coppola lo stesso biografo di Frank Coppola. Di certo, c'è che ultimamente pranza con la pistola sul tavolo. Ha forse paura che qualcuno lo uccida? Dopo l'arresto, Coppola viene trasferito a Palermo, insieme ad altri mafiosi, con un direttissimo il cui ultimo vagone viene riservato al servizio traduzioni. Il piccolo, ma temuto, Frank Tredita passa in mezzo a uno stuolo di agenti e fotografi, portando un cappotto grigio topo e un cappello scuro. La commissione, come è noto, ormai ha inquadrato la figura di Luciano Liggio in tutti i suoi aspetti, ha dovuto in modo particolare interessarsene anche recentemente in riferimento alla sua fuga da una clinica di Roma. Su questo punto non posso aggiungere nulla di più, in quanto gli atti della commissione sono stati di recente trasmessi alle autorità competenti per gli ulteriori adempimenti. 21 maggio 1971. Coppola viene accusato, insieme ad altri 113 mafiosi, di associazione a delinquere. L'operazione, denominata Nuova Mafia,
segue di pochi giorni l'uccisione del magistrato Pietro Scaglione. Quel Pietro Scaglione che aveva condotto numerose e rigorose iniziative giudiziarie contro Leggio e stava indagando sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Quello di Scaglione è il primo omicidio eccellente commesso da Cosa Nostra nel dopoguerra. 26 agosto 1971. Su richiesta dell'antimafia vengono consegnate alcune delle bobine delle intercettazioni di Coppola. L'antimafia viene a sapere della loro esistenza tramite una notizia riservata, cioè grazie a un'informazione confidenziale del colonnello dei carabinieri Agnello, in servizio presso la commissione antimafia. L'antimafia le chiede alla magistratura, ne riceve 5, fra le quali, dice la lettera di accompagnamento, 2 riguardano l'ascolto di Coppola, ma nel pacco mancano proprio quelle 2, sostituite da altre. Dopo un lungo batte e ribatti, in cui le bobine sembrano scomparse, l'antimafia le riceve tutte, in 2 rate, il 13 e il 20 settembre. Sono però solo la coppia fonica degli originali e risultano comunque manipolate e tagliate, con lunghi silenzi e nomi incomprensibili. Si richiedono anche delle perizie. Lo scandalo è enorme e emergono comunque discussioni di Coppola con alcuni politici ed il suo interessamento, tramite l'avvocato Ialungo, affinché Natale Rimi, figlio del potente mafioso Vincenzo Rimi, venga assunto dalla regione Lazio. Pare compaiano anche i nomi di alcuni magistrati, fra cui Vitalone e Santiapichi. Ma forse i nomi più grossi sono tra quelli tagliati. Uno degli avvocati di Coppola si presenta in procura dicendo che il suo cliente Frank ha subito un'estorsione di 50 milioni dal dottor Mangano, che in cambio avrebbe promesso al Coppola che lo avrebbe tutelato nel caso, dalle bobine, fossero emerse situazioni compromettenti per lui. 13 gennaio 1973. Coppola, ormai 74enne e malandato, lascia il carcere per lo scadimento dei termini sulla carcerazione preventiva e viene mandato in soggiorno obbligato in Friuli. 6 aprile 1973. 3 sicari attentano alla vita del questore Angelo Mangano davanti al cancello della sua modesta villetta all'estrema periferia sud-est di Roma, sparandogli a bruciapelo senza riuscire ad ucciderlo. 21 giugno 1973. Vengono arrestati a Milano i 2 presunti killer di Mangano. Contemporaneamente viene arrestato Frank Coppola in qualità di mandante del tentato omicidio. I 2 killer sono Ugo Bossi e Sergio Boffi, 2 appartenenti alla mala milanese legata a Francis Turatello. Francesco Paolo Coppola, Ciccio per gli amici, Don Ciccio per chi gli deve rispetto, avrebbe arruolato i 2 killer preoccupato del fatto che all'interno della mafia si potesse pensare a lui come a uno spifferatore. Alcuni pensano che davanti ai dubbi di Badalamenti sugli incontri Mangano-Coppola, quest'ultimo, nel tentativo di togliersi di dosso ogni dubbio su una possibile collaborazione ai danni del Leggio, avrebbe preso l'iniziativa dell'attentato per tacere le voci malevole. Il che spiegherebbe il timore di Frank Tredita di essere ucciso e quella pistola tenuta sulla tavola da pranzo. Strano è il fatto però che Mangano da alcuni mesi avesse lasciato la caccia al Leggio, almeno apparentemente, per difendersi nello scandalo delle bobine sparite. E ancor più è curioso il suo rapporto con Walter Beneforti, l'uomo delle intercettazioni, il grande spione d'Italia, legato a mille misteri, l'uomo che con Tom Ponzi aveva messo sotto intercettazione illegale quasi tutti i politici italiani. Quel Walter Beneforti, appartenente all'ufficio affari riservati, così come lo era Mangano. Quel Walter Beneforti, che guarda caso, aveva fatto arrestare in passato Ugo Bossi. E qui Don Ciccio, in un'intervista da arrestato, smentisce la sua fantomatica espulsione dagli Stati Uniti d'America. Me ne sono andato io nel 48 e sul visto c'era scritto Voluntary Departure. Coppola dice di non conoscere la mafia. Intanto i 2 killer affermano di avere un alibi. Erano a Milano la sera del tentato omicidio a Roma. Uno nello studio del suo avvocato, l'altro in un nightclub.
Entrambi confermano di conoscere Coppola. La questione finisce in mano ai magistrati romani Di Nicola e Di Imposimato. 29 giugno 1973. Il questore Mangano riconosce in un confronto all'americana i due sicari, anche se le immagini dei due erano da giorni di dominio pubblico e a Frank Coppola saltano i nervi. Dice che Mangano ha utilizzato minacce e modi vessatori per farlo diventare uno spione.